Ciao, sono Patrick Sheriff e ogni martedì e venerdì alle 14 pubblico un video sui promessi sposi. Prima di iniziare però ti invito a dare almeno un'occhiata all'introduzione a cui ho dedicato un video apposito, in modo tale da evitare quell'errore che compiono molti studenti, i quali per non so quale ragione pensano che l'introduzione non faccia nemmeno parte del romanzo. Cominciamo. Oggi vediamo in 4 punti il capitolo 12. La prima cosa da dire riguarda la digressione storica con cui Manzoni ci spiega le ragioni della carestia aggravata dalle inutili spese militari per la guerra di Mantova e del Monferrato, guerra che abbiamo spiegato nel video dedicato al capitolo 5. Nella digressione Manzoni spiega anche le cause della sommossa provocata dall'imposizione del calmiere di Antonio Ferrer e dalla sua revoca. Manzoni critica la politica sconsiderata dello Stato di Milano, più attento agli affari militari e di politica internazionale anziché al benessere del popolo. La seconda cosa da dire riguarda le idee liberiste di Manzoni. Manzoni è favorevole alla logica di mercato, in quanto sa che un abbassamento dei prezzi porta a un più veloce esaurimento delle scorte, rendendo in questo modo la penuria ancora più grave. Per questo motivo, nei confronti di Antonio Ferrer, lo scrittore manifesta un'impietosa ironia. La scelta di imporre un calmiere sui prezzi del grano risulta infatti totalmente assurda e contraria alla logica di domanda e offerta che regola il mercato. Manzoni ha una visione liberista dell'economia e del commercio, sia per la sua formazione illuminista, sia per la sua esperienza come possidente terriero. Manzoni è fermamente convinto che il prezzo dei prodotti vada fissato dal mercato e non dallo Stato, i cui interventi creano solo danni all'economia. Il pensiero economico di Manzoni non ammette però una logica del profitto estrema, bensì una logica del profitto regolata da un atteggiamento compassionevole e cristiano verso il prossimo. La terza cosa da dire riguarda la condanna morale della sommossa. Manzoni fornisce una descrizione negativa del popolo, che viene rappresentato come un'orda bestiale guidata dagli impulsi primari. La rivolta porta dei risultati contraddittori, poiché la distruzione dei forni e lo spreco della farina non sono certo il miglior modo per fronteggiare la carestia, come sottolineano le stesse riflessioni di Renzo e dell'autore. La rivolta appare così come un assurdo rito carnevalesco in cui i ruoli sociali sono invertiti e il popolo comanda con le sue leggi stravolte. Uno stravolgimento ben chiaro nella scena del falò in Piazza Duomo, dove il popolo, dopo aver distrutto il forno delle Grucce, esulta per l'abbondanza e la fine della carestia. L'ultima cosa da dire riguarda il capitano di giustizia, cioè quell'ufficiale incaricato di sovrintendere all'ordine pubblico. Si tratta di un personaggio ironico e comico, infatti arriva al forno delle Grucce convinto di risolvere la situazione, ma è costretto a barricarsi anche lui dentro il forno. Si rivolge al popolo promettendo impunità, ma il popolo nemmeno lo ascolta. Inoltre, inizialmente usa parole gentili nei confronti della folla, ma quando viene colpito da una pietra inveisce e insulta i popolani. Infine, quando la folla fa irruzione nel forno, è costretto a nascondersi. Il capitano di giustizia diviene così una figura che rappresenta l'impotenza delle autorità cittadine di fronte al tumulto. Con questo concluso, se vuoi che questa serie continui, fammelo sapere. Se hai dubbi o domande, ti aspetto sul gruppo Facebook, iscriviti al canale e noi ci vediamo al capitolo 13. In bocca al lupo!